Buongiorno e buonasera a tutti, più che altro, dopo mezzogiorno si dice buonasera. Siamo qui per parlare di una proposta che apparentemente sembrerà stravagante, cioè quella di assemblee dei cittadini estratte a sorte. Molti forse non ne hanno sentito parlare. In realtà è un metodo, quello delle cosiddette citizen assembly, che ha preso piede in diversi paesi all'estero, che consiste nel mettere a confronto cittadini sorteggiati con esperti di settore, ma anche con politici, in generale nel prendere delle decisioni che avranno poi un impatto pubblico, e è un metodo che, diciamo, da una parte aiuta la politica stessa a prendere delle decisioni, dall'altra serve anche proprio nei momenti di crisi. Per creare una sorta di coscienza civile, perché le assemblee dei cittadini estratte a sorte sono un'occasione in cui anche i comuni cittadini che magari non si sarebbero interessati di un problema politico scoprono attraverso il confronto e attraverso il confronto di idee anche magari diverse dalle loro, perché si cerca di sorteggiare un campione diversificato. Beh, scoprono un po' l'arte della politica. Allora, qual è il senso di proporre un'assemblea dei cittadini estratte a sorte proprio in un momento di crisi come questa? Perché lo stiamo vedendo in questi giorni con le task force, le cabine di regia, il metodo con cui vengono affrontate le decisioni per la per la ripartenza è un metodo assolutamente privo di trasparenza nel modo di operare. Quindi noi proponiamo anche su questo un metodo alternativo, un metodo trasparente dove i cittadini estratti a sorte possano confrontarsi appunto con esperti, con politici su quali sono le idee per la ripartenza economica del paese, per fare sì anche che questa ripartenza tenga conto della questione ambientale, quindi che sia una ripartenza sostenibile dal punto di vista ecologico. Ne vogliamo discutere con noi, con tante altre realtà che si stanno occupando di questo tema delle assemblee dei cittadini, a partire dalla storia di un comitato promotore. Noi con Mario Staderini, Marco Cappato, Samuele Nannoni di Oderal, tutti noi, diciamo, abbiamo delle organizzazioni che si impegnano sui temi della democrazia diretta, quindi c'è Democrazia Radicale, che dopo lo spiegherà Mario, ma il nome già dice tutto. Samuele Dannoi di Odera, l'Organizzazione per la Democrazia Rappresentativa Aleatoria, e poi Marco Cappato Humans, un progetto di movimento paneuropeo per la democrazia diretta. E noi volevamo presentare una proposta di legge di iniziativa popolare per istituire in Italia le assemblee dei cittadini. Ebbene, ovviamente, con la situazione dei decreti e del coronavirus, non abbiamo potuto, poiché volevamo partire proprio in primavera, iniziare la raccolta firme, però questo è un po' un paradosso, perché in realtà in Europa basti pensare alle iniziative dei cittadini europei, si può firmare online, e mentre invece nel 2020 non si può firmare online una proposta di legge di iniziativa popolare. Quindi cerchiamo oggi, nel dibattito di oggi, di unire anche un po' il merito, la battaglia per le assemblee dei cittadini, al metodo, l'iniziativa legislativa dei cittadini e come possiamo inventarci di esercitarla. Ne parleremo adesso con Mario Staderini. Segnalo a tutti che su un sito www.politicipercaso.it abbiamo lanciato una proposta, una petizione, intanto, visto che non possiamo ancora partire con la proposta di legge di iniziativa popolare, una petizione proprio su quello che dicevo poco prima, le assemblee per la ripartenza sostenibile. Quindi lascerei la parola a Mario proprio per spiegarci perché oggi la democrazia ha bisogno di un cambio di passo radicale. Grazie, grazie Lorenzo, un saluto a tutti quelli che sono all'ascolto, anche perché è un'occasione per confrontarsi su quella che saranno poi le risposte che potrete dare agli stimoli che verranno da questo seminario virtuale. Beh, innanzitutto partiamo da politici per caso. Politici per caso si contrappone un po' non tanto ai politici di professione, non tanto diciamo, ai cittadini che si contrappongono ai politici di professione. Ma parliamo di una cosa diversa, non inserirsi in questa dicotomia, ma andare a seguire quella che sembra essere per noi, anche alla luce degli studi che ormai in tutto il mondo
da decenni vanno avanti in questa direzione, una necessità per le nostre democrazie. Oggi, in pratica, se andiamo per titoli, possiamo dire che noi oggi abbiamo una crisi della democrazia che, per quanto riguarda soprattutto questi promotori, di queste petizioni, di queste assemblee di cittadini di cui poi parleremo, partono da un presupposto, e cioè che la crisi della democrazia sia in realtà una obsolescenza tecnologica, ovvero la tecnica attraverso la quale la democrazia si è andata in questi secoli ad inverarsi, è una tecnica ormai obsoleta, come se oggi avessimo, diciamo, paragonassimo un telefono fisso di casa con il filo con uno smartphone, e quindi capiremmo che non c'è più competizione, c'è un problema a rimanere con una tecnologia vecchia che va aggiornata. E quindi non sono gli ideali di libertà, di giustizia, di uguaglianza, di una democrazia ad essere in crisi, ma lo strumento, le tecniche attraverso le quali vengono alla fine prese le decisioni collettive. E noi sappiamo che le decisioni collettive, le decisioni in sé, per essere buone decisioni e utili per la società, devono partire da presupposti di conoscenza, di tempo dedicato per riflettere e di libertà per poter decidere. Ecco, oggi il problema è che nelle democrazie la tecnica, lo strumento che è andato in crisi, è diventato vecchio nelle democrazie, sono ormai le elezioni come metodo esclusivo di rappresentanza, diciamo, della cittadinanza, della sovranità popolare, come si dice. E questo per motivi, diciamo, abbastanza semplici che oggi possiamo toccare per titoli. E il titolo principale è quello che, quando sono nate le elezioni, si votava in poche decine di migliaia di persone che non a caso erano quelle alfabetizzate, che leggevano, avevano il tempo per leggere i giornali della stampa liberale, diciamo, dell'epoca, e poi avevano anche le condizioni, la conoscenza per poter decidere. Quindi c'era una conoscenza che andava accanto a una decisione, con il limite di avere però una categoria particolare sociale, i ricchi, diciamo, chi aveva i notabili di allora che prendevano le decisioni. Oggi, invece, in un clima di campagna elettorale permanente, dove tutto è propaganda, la ricerca continua del consenso, diciamo, impedisce di prendere decisioni collettive che vadano proprio nell'interesse pubblico. E questo ha messo in crisi la logica maggioranza contro opposizione, che è la logica classica delle elezioni, in cui l'opposizione dovrebbe controllare la maggioranza che governa, ma ormai con la campagna elettorale permanente non c'è più questa dinamica positiva, ma è una dinamica opposta, per cui tutto quello che farà la maggioranza sarà negativo per l'opposizione e viceversa, e tutto quello che farà un collega della maggioranza sarà da difendere anche se fa schifo. E allora, rispetto a questa analisi, siamo davanti ad una necessità, la necessità per non finire ad inseguire modelli non democratici, che comunque funzionano dal loro punto di vista, la Cina, l'Unione Sovietica o il modello Orban. Se non si vuole inseguire quel modello, bisogna andare verso una democrazia radicale, e che cioè che porti a completamento quello che è il fondamento di una democrazia, e cioè che i diritti politici vengano esercitati in condizioni di vera uguaglianza tra i cittadini e non tra i partiti, ma tra i cittadini, anche tra i partiti, ma tra i cittadini soprattutto. E la seconda gamba è sperimentare nuove forme di rappresentanza. E proprio per questo abbiamo individuato con, diciamo, i compagni di strada che ci sono qui, ma anche altri che ci saranno nei prossimi appuntamenti, penso a Più Democrazia in Trentino, penso ad Alex Marini ed altri. Abbiamo individuato le assemblee dei cittadini, perché in tutto il mondo sono quello strumento che sta proprio, ce lo spiegherà meglio magari Samuele Nannoni, stanno dimostrando di funzionare, perché non chiusi, lasciano i cittadini liberi di non stare nella logica maggioranza verso l'opposizione, e quindi di poter prendere decisioni, ma anche di avere il tempo per conoscere attraverso gli esperti. È molto più facile, ricordiamoci il principio di Einaudiano, conoscere per deliberare. Credo che la domanda abbia una risposta facile quando gli si chiede: è più facile informare completamente 100 persone
oppure è più facile informarne i 50 milioni? È evidente che questo è l'elemento per cui sulle assemblee dei cittadini abbiamo deciso di puntare in base alle esperienze internazionali, proprio perché sono che cosa? I nuovi corpi intermedi. Quei corpi intermedi che sono scomparsi nella società dell'intermediazione, che tanti vengono rimpianti, ad esempio dal Censis di Derrida, oggi possono di nuovo essere le assemblee di cittadini, sempre disintermediate, ma possono fornire quell'apporto a chi poi dovrà decidere. E perché? Su quale materia? Beh, noi partiamo adesso sulla ripartenza economica, sociale, ambientale che ci dovrà essere. In questa fase il motivo è semplice: ci saranno da prendere sacrifici e saranno i cittadini a doverlo fare. Ci sarà bisogno di indirizzare decine e decine di miliardi, non su basi corporative che magari controllano gli eletti, che poi sperano di essere rieletti se danno i soldi a pioggia a chi dicono loro, ma di andare a scegliere, come si diceva una volta, dove creare disoccupazione in certi settori per investire in settori nuovi. Allora, chi meglio dei cittadini liberi e informati possono su questo dare delle indicazioni? Non è un caso, e questo lo dico per chiudere, che oggi risulta che, ad esempio, il presidente del Consiglio Conte abbia grande gradimento, a distacco dei politici, fossero anche i sovranisti alla Meloni e alla Salvini, proprio perché c'è una consapevolezza che la politica propagandista, cioè quella elettorale, non è quella che può trovare le soluzioni giuste. Per chiudere, lo strumento. Abbiamo scelto in questa fase di partire con uno strumento, la petizione. Sapete perché? Perché è l'unico strumento ad oggi che il Parlamento e le istituzioni italiane accettano di essere presentato tramite PEC, tramite cioè in formato digitale. La legge di iniziativa popolare che abbiamo depositato non può al momento essere raccolta la firma, così come per il referendum, in maniera digitale. Partiamo quindi con questa petizione, ma anche per le novità che ci saranno, anche storiche, nei prossimi giorni, ripartiremo poi per conquistare di nuovo appunto il diritto politico in uguaglianza, quello cioè di poter firmare anche il resto delle iniziative popolari online. E io chiudo qui. Grazie Mario, con un rullo di tamburi hai anticipato un po' delle novità storiche che magari avremo modo di raccontare nelle prossime puntate, quindi è un motivo per tutti quanti per continuare a seguire, visto che tutti i venerdì ci rivedremo. Adesso un po' Mario ha inquadrato già, ha offerto già un assist a Samuele per il prossimo intervento, perché evidenziava questo punto, cioè le assemblee dei cittadini come uno strumento che aiuta la politica a prendere delle decisioni, soprattutto perché quando queste decisioni finiscono per scontentare i cittadini. Infatti, da Samuele, che avendo fondato un'organizzazione che si occupa di questo, ODERA, l'Organizzazione per la Democrazia Rappresentativa Aleatoria, ho imparato una volta che le prime assemblee dei cittadini nascono proprio quando la politica, per paura di scontentare i cittadini, beh, si affidava a questo strumento di consultazione che poi funzionava. Quindi, come da uno strumento che veniva usato come scaricabarile, si diventa poi invece uno strumento funzionale e nell'interesse collettivo, forse ci puoi aiutare, Samuele, a capirlo meglio. Ciao, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Sì, diciamo che senz'altro quello che hai appena detto trova, credo, il suo caso più emblematico in Irlanda, quando appunto dopo la crisi, giusto appunto parlando, essendo adesso noi in una crisi, dopo la crisi economica, intorno al 2009, fu deciso di creare un primo esperimento di assemblea dei cittadini organizzato dalla società civile, che si realizzò nel 2011, e da lì, quindi diciamo 9 anni, in questi 9 anni sono poi seguiti altri 3 casi di assemblee dei cittadini organizzate invece dal governo e dalle istituzioni irlandesi. Questa testimonianza che dopo la prima assemblea che riuscì a dimostrare che in qualche modo potevano funzionare per avere processi decisionali di qualità, coinvolgimento dei cittadini e scelte soppesate all'interesse della comunità, anche politici, in quel caso irlandesi, ma insomma,
vale un po' per tutti, capirono la potenzialità di uno strumento del genere, che sicuramente tra le varie caratteristiche ha anche quella di, in certe situazioni, tirare un po' fuori, no, il decisore politico di ultima istanza, quindi appunto partiti e politici di professione, da situazioni di inghippo, potremmo dire, in cui è difficile, diciamo, prendere la decisione giusta, oggettivamente giusta magari, mantenendo un consenso elettorale. Quello che io vorrei dire brevemente in questo intervento è cercare di dare una definizione lampo del che cos'è l'assemblea dei cittadini, cosa sono le citizen assembly. Per farlo, diciamo che io uso quella che è la definizione più classica, potremmo dire che sono uno strumento di democrazia partecipativa, deliberativa e aleatoria. Andando con ordine, molto brevemente, democrazia partecipativa cosa vuol dire? Che c'è partecipazione, che è già un concetto fondamentale. Si partecipa, quindi vuol dire che i cittadini ci sono, e già è un grande passo avanti il fatto che delle persone ci siano e siano coinvolte in un processo. Però purtroppo il fatto di esserci non basta. C'è bisogno di un qualcosa di più, c'è bisogno di che questa partecipazione, questa esperienza sia architettata in un modo un pochino più complesso, che dia modo a tutti di non semplicemente partecipare, di esserci, ma di essere parte in causa in modo diretto. E qui saltiamo alla seconda definizione, che è quella di democrazia deliberativa, perché la parola deliberativa, deliberazione, è in realtà un enorme calderone, vuol dire tantissime cose insieme. Senz'altro la deliberazione implica più concetti, che sono ad esempio l'ascolto, l'avere rispetto degli altri, l'interagire insieme agli altri, il parlare, l'interloquire, il discutere e in qualche modo anche poi, infine, il decidere, prendere cioè una decisione. Io sono particolarmente affezionato a questa parola, cioè la decisione, e tendo sempre anche a fare la differenza tra quella che è una decisione e quella che è una scelta. Io dico sempre che la democrazia in cui noi ci troviamo attualmente, quella che potremmo definire come la democrazia elettiva, la democrazia del voto, che sia appunto il voto elettorale, il voto referendario, è in qualche modo un po' una democrazia della scelta. La scelta è una parola che ci dice poco riguardo a quello che è in qualche modo il processo cognitivo che è a monte, no? Di questo atto, nel senso che possiamo prendere una scelta in un modo informato ma anche no, e sostanzialmente si tratta appunto di dire questo o quello davanti a un qualcosa che è già preconfezionato da qualcun altro, mentre il termine decisione è un termine molto più complesso, che ci dice anche che dietro la decisione c'è un qualcosa in più, c'è un ragionamento. Quindi diciamo che prima di scegliere non necessariamente riflettiamo, mentre sicuramente prima di decidere abbiamo elaborato un proprio pensiero. E questo è, a mio modo di vedere, una differenza fondamentale, perché appunto le assemblee dei cittadini sono un processo in cui i cittadini sono coinvolti in un processo ampio e in qualche modo complesso, che li mette al centro e che non chiede a loro di scegliere semplicemente tra più ipotesi, ma di fare dei ragionamenti, di elaborare, di fare un'analisi delle problematiche, di elaborare più raccomandazioni e in qualche modo arrivare poi a trovare un punto comune. E ovviamente la deliberazione ha un valore aggiunto finale se il risultato di questa deliberazione, quello che in inglese si chiama output, cioè se l'output dell'assemblea, ciò che esce dall'assemblea, è quantomeno preso in seria considerazione dai decisori politici di ultima istanza, quindi potremmo dire appunto i politici e chi decide, se non addirittura direttamente diciamo messo in atto. Ma contrariamente a quanto si possa pensare, già avere un'esperienza di assemblea dei cittadini in cui in qualche modo si ha a priori una garanzia, ecco, da istituzioni, che quello che uscirà verrà preso quantomeno in considerazione, che poi è
quello che succede per il 90% delle assemblee dei cittadini, è un grande passo avanti, perché è stato dimostrato nelle varie esperienze in giro per il mondo che è talmente tanto l'impegno e in qualche modo il lavoro di questi cittadini che il risultato finale poi per appunto i politici è difficile poterne, diciamo, farne a meno e sbarazzarsene con semplicità. Per l'amor di Dio è successo, è inutile fingere che sia successo, però ecco, sicuramente se quantomeno poi il processo ha un impatto mediatico ampio, è difficile poi che arrivati a conclusione dopo mesi e mesi di lavoro, di un buon lavoro, di qualità, il decisore politico possa dire, possa semplicemente accantonarlo. Ecco. L'ultimo elemento, e concludo, che è l'elemento appunto aleatorio, cioè sostanzialmente facciamo riferimento all'elemento del sorteggio, quindi all'elemento di selezione casuale di questi cittadini. Perché è importante? È il discrimine tra una consultazione pubblica aperta a tutti e appunto un'assemblea dei cittadini. Qual è la differenza? Il sorteggio consente due aspetti, a modo di vedere, fondamentali, che sono la rappresentatività e l'indipendenza. Ovvero, se tu non hai un processo di selezione tramite sorteggio e, ad esempio, lo compariamo a una consultazione pubblica aperta a tutti, cosa succede? Succede che, ad esempio, partecipano solo le persone più attive nella società, quelle maggiormente interessate al tema in questione. Ad esempio, pensiamo al clima. Quante persone sono oggi interessate al clima? Allora potremmo dire, facciamo un evento aperto a tutti, quindi agli interessati al clima. Il problema qual è? È che non tutti sono interessati al clima, ma il clima si interessa di tutti. Quindi è bene sviluppare nelle persone una coscienza che anche se non sei particolarmente appassionato al tema del clima, è bene che invece tu ci pensi un po', perché il clima si interessa di te. Cosa può succedere anche, soprattutto se si tratta poi di arrivare a delle decisioni, che in qualche modo il processo può essere guidato. Ad esempio, mi ricordo sempre di quello che è successo a Sopot, che è una città polacca. Mi è stato raccontato che si doveva tenere una consultazione pubblica e il sindaco, pensate, che era allenatore di una squadra di rugby, disse benissimo, porterò tutti i miei giocatori, 200 giocatori, che voteranno esattamente quello che voglio io. Ecco, questo è quello che ovviamente non deve mai succedere e che in un processo aperto a tutti è molto facile che succeda. Senza considerare poi il fatto che una consultazione aperta a tutti per i motivi che dicevamo tu prima non garantisce un'eterogeneità e un'adeguata rappresentatività di quella che è la società fuori. Cosa che invece il sorteggio in qualche modo garantisce, si va a ricreare dentro l'assemblea quello che viene definito un po' un mini pubblico, no? Un microcosmo della società. E questo è garantito oltre che dal sorteggio, che se su grande scala e vasta scala già di per sé garantisce abbastanza questo. Su scala minore è già più difficile, però diciamo lo facilitiamo questa cosa ovviamente ponendo tra virgolette dei correttivi che sono i correttivi dei criteri, no? I famosi criteri, la divisione per genere piuttosto che per fasce di età o per provenienza geografica, quindi diciamo i criteri demografici. Ovviamente è fondamentale anche l'aspetto di comunicazione, cioè più informi la cittadinanza e la popolazione su che cos'è questo processo, è più è facile che la persona nel momento in cui riceverà l'invito, che sia per posta, per telefono o per mail, a prendere parte a un'assemblea dei cittadini, sappia di che cosa si tratta e in qualche modo sia più portata a partecipare. Ecco, questo è per dare una definizione. Poi sappiamo benissimo che le tipologie di assemblea dei cittadini sono tantissime, variano molto tra loro nelle esperienze internazionali, magari nei prossimi venerdì avremo modo di vederle più approfonditamente. Quello ci tengo sempre a dire è che così come credo siamo tutti d'accordo che la democrazia non si può esportare, è anche bisogna stare attenti a non cadere nel fascino tranello, ah ma guarda l'hanno fatto in Francia, in Germania, in Regno Unito, allora facciamolo uguale qui. No, siccome è un'esperienza che è un'esperienza della società per la società, è un'esperienza che deve in qualche modo essere tra virgolette cucita addosso alla società in cui viene realizzata, quindi è bene creare un qualcosa come abbiamo provato anche a fare noi, che sia adatto alla società in cui viene realizzata. Io ho finito, adesso quello che faccio è mettere in chat
un link che rimanda a una pagina di Oderall in cui ci sono delle FAQ, delle domande con risposte sul tema Assemblea dei Cittadini, e poi metto anche il link a quelle che sono in questo momento, in questo periodo, le tre esperienze di Assemblee dei Cittadini più, diciamo, in voga, le principali, che sono una in Irlanda sulla gender equality, e quella in Francia di Macron e quella in Inghilterra sul cambiamento climatico. E un video che invece spiega quello che l'architettura istituzionale innovativa che hanno realizzato nella regione germanofona del Belgio, dove addirittura sono stati istituiti due organi permanenti che affiancano il Parlamento regionale e che sono appunto composti da cittadini estratti a sorte. Vi ringrazio. Grazie Samuele. E allora è stato molto utile questa tua panoramica, tra l'altro molto legata al tuo background da scienziato politico, diciamo così, tu come me hai fatto scienze politiche. Questo è molto utile perché adesso vediamo il punto di vista invece speculare di uno scienziato in senso stretto, cioè di Alessandro Plutino, che è matematico, professore associato di fisica teorica all'Università di Catania. E come mai appunto uno scienziato in senso stretto si occupa di Assemblea dei Cittadini? Beh, perché anche lì, ce lo spiegherà Alessandro, il punto di vista, l'elemento del sorteggio è fondamentale, ci sono dei criteri scientifici in base ai quali il sorteggio ha una sua efficienza. Prego, Alessandro. Che problemino di audio. Scusate, no, l'avevo disattivato io, adesso dovrebbe funzionare. Aspetta, Alessandro, che dovresti attivare il microfono. Sì, ora è Ok, attivato? sì, funziona, Ok, grazie. vedete lo schermo? Mi confermate? Perfetto. Allora, buonasera a tutti, grazie già a chi ci sta ascoltando e a chi è intervenuto prima di me. Come è stato detto, sono un fisioteorico da diverso tempo, collaboro insieme al collega Andrea Rapisarda, anche lui fisioteorico del Dipartimento di Fisica dell'Università di Catania. Collaboriamo con Oderall e ora più recentemente anche con Humans. Proprio per contribuire, dare un nostro contributo, diciamo così, scientifico, che ora cercherò molto rapidamente di mostrarvi. Ovviamente poi, se ci sono dei dubbi, magari avremo modo di chiarirlo nella fase delle domande. Quindi scusatemi se vado rapidamente a mostrarvi quella che è una nostra ricerca che si sta protraendo un po' di anni e che appunto ha come scopo quello di dimostrare che il caso gioca un ruolo benefico anche nella democrazia. Perché dico questo? Perché in realtà il caso interpretato come disordine, come un rumore casuale, è già da tempo dimostrato che gioca un ruolo benefico in molti sistemi complessi. Io mi occupo in particolare di sistemi complessi e se voi immaginate che un sistema complesso possa essere rappresentato come una pallina, vedete che si trova in una certa buca, quindi quella pallina rappresenta un sistema che si trova intrappolato in una condizione di bassa efficienza, quindi il sistema non funziona bene. Ripeto, potete pensare a un sistema biologico, a un sistema fisico, a un sistema sociale. Ecco, il ruolo del rumore qual è? Se noi aggiungiamo un po' di rumore al sistema, quindi immaginatelo come un rumore termico, un qualcosa che aggiunge una vibrazione alla pallina, ecco che la pallina, che prima era separata, diciamo così, dalla buca ad alta efficienza da una barriera di potenziale, riesce a superare quella barriera e quindi si va a trovare in una situazione in cui, come dire, il sistema funziona in maniera più corretta e con un'efficienza maggiore. È un po' quello che facciamo quando cerchiamo di far funzionare una chiave che non funziona bene. Tutti noi aggiungiamo un po' di rumore al sistema, cioè spostiamo, facciamo delle piccole vibrazioni alla chiave, spingendo un po' in avanti e indietro per cercare di farla funzionare. Molto spesso funziona. Quindi il rumore, come dire, in molti sistemi non è un disturbo, non è necessariamente un disturbo, ma può essere anche un vantaggio. Questo noi lo abbiamo dimostrato anche un po' di anni fa,
anche con riferimento proprio alla democrazia. E in particolare noi abbiamo sviluppato con i colleghi che vedete qui rappresentati, quindi oltre al professor Rapisarda che ho già citato, il collega Cesare Garofalo, Salvo Spagano e Maurizio Caserta, gli ultimi due sono economisti, mentre Garofalo è un sociologo. Qualche anno fa abbiamo prodotto uno studio, come vedete il titolo inglese era proprio Accidental Politicians, proprio politici per caso, che è il titolo ora, adesso del nostro sito e del nostro progetto attuale, come appunto dei legislatori selezionati casualmente possono incrementare l'efficienza di un Parlamento. Questo ovviamente poi può essere, potete anche interpretarlo in termini di assemblee di cittadini a cui stiamo lavorando ora più esplicitamente, ma io vi presenterò il discorso con riguardo al Parlamento, ma come vedremo potrà essere facilmente generalizzato. Quindi quello che abbiamo fatto noi è, sfruttando uno strumento che oggi è molto, molto utilizzato nell'ambito dei sistemi complessi, è quello delle simulazioni ad agenti, cioè dove noi simuliamo dei sistemi socio-economici all'interno di un mondo virtuale, dove proprio i nostri agenti sono gli individui che possono svolgere una serie di operazioni simulate in tempi ovviamente molto più rapidi come avviene nella realtà, e possono giungere attraverso l'interazione reciproca a delle conclusioni, e quindi a studiare scientificamente i risultati delle simulazioni con metodi statistici, eccetera. Quindi diciamo tutto nel rigore della teoria scientifica. Quindi quello che abbiamo fatto è quello di simulare un Parlamento virtuale che appunto in qualche modo catturi l'essenza del Parlamento reale, e andare a vedere se in questo senso l'introduzione di parlamentari casuali, sorteggiati, diciamo indipendenti dai partiti, potesse portare un beneficio. Allora, le nostre idee di fondo, ripeto, vado molto rapidamente, quindi perdonatemi se non entro troppo nel dettaglio, è quella di rappresentare i deputati di un Parlamento come puntini, lo vedete in questo diagramma, dove essenzialmente voi vedete un asse orizzontale che è quello del vantaggio personale che le azioni di una persona, in questo caso di un deputato, possono portare a se stesso, e invece sull'asse Y trovate il vantaggio collettivo che le azioni di un deputato possono portare appunto alla collettività, in termini ovviamente delle leggi che propone. E vedete qui che abbiamo dei puntini gruppati in dei cerchi, questi rappresentano i deputati che appartengono ai due partiti, in questo caso abbiamo semplificato, uno di maggioranza e uno di opposizione, due partiti o coalizioni, mentre i puntini non colorati, i puntini neri sparsi su tutto il diagramma sono i nostri deputati indipendenti. Questo diagramma era stato introdotto da Carlo Cipolla nel 76 per altri motivi, noi lo abbiamo adattato al nostro scopo. E allora, molto semplicemente, questi deputati durante una legislatura possono avanzare una o più proposte di legge. La proposta essenzialmente ha la stessa collocazione del deputato nel diagramma, dopodiché l'altra cosa che può fare ogni deputato è quello di votare pro o contro le proposte di legge avanzate, a secondo che si trovi all'interno di una certa finestra, non entro nel meccanismo. Chiaramente qua il punto chiave è che l'indipendente, quindi il deputato potenzialmente sorteggiato e quindi indipendente introdotto in Parlamento, può votare in base alla propria, diciamo, alla propria posizione, quindi indipendentemente dagli altri, mentre quelli appartenenti ai partiti votano tutti per disciplina di partito come blocco di potere in base al centro del partito a cui loro appartengono. Quindi questa è proprio una dinamica molto semplice. Quello che succede è che una proposta di legge verrà ovviamente approvata se riceve il voto favorevole del 50% più uno dei votanti. Allora, quello che noi cerchiamo di vedere se l'efficienza di una legislatura può essere aumentata dall'introduzione di parlamentari sorteggiati, e l'efficienza la definiamo come numero di leggi approvate, perché è importante approvare una certa quantità di leggi per il beneficio collettivo da esse assicurate. Simuliamo un Parlamento di 500 membri con, ripeto, due partiti o coalizioni, una di maggioranza relativa, una di minoranza, e un certo numero di deputati indipendenti. Ci chiediamo se la componente di deputati indipendenti possa essere ottimizzata, cioè se esista un numero ottimale di legislatori indipendenti selezionati eventualmente a sorte da una lista di cittadini, sia in grado di massimizzare l'efficienza del Parlamento facendo, come dico qui, da ago della bilancia tra le due coalizioni. E la risposta è sì. Come vedete da questi diagrammi, se abbiamo nell'asse X il numero di parlamentari indipendenti, la percentuale di parlamentari indipendenti crescente, e sull'asse Y l'efficienza del Parlamento, voi vedete che in funzione della differenza relativa della percentuale relativa di membri del partito di maggioranza rispetto a quello di minoranza, quindi se la maggioranza ha il 51%, quindi come dire debole, vedete che c'è la curva blu, bastico di pochi deputati, un 20-25 deputati indipendenti per massimizzare l'efficienza. Se invece il partito di maggioranza ha il 60%, già vedete la curva gialla, la curva arancione,
il picco di efficienza sia in corrispondenza di un numero maggiore di parlamentari indipendenti. E così, così andando a crescere con la curva della magari un po' bulgara dell'80% per la maggioranza. Questo dimostra che, come dire, vedete ai due estremi, cioè se abbiamo solo partiti a sinistra e se abbiamo solo indipendenti a destra, l'efficienza è molto bassa. Quindi questo significa, come accade in molti sistemi, ripeto, complessi, anche di altra natura, che esiste una soglia critica, un numero, un qualche cosa che sta in mezzo ai due estremi, quindi un qualche cosa che una democrazia rappresentata sia da partiti e sia da cittadini indipendenti dai partiti può massimizzare l'efficienza in maniera significativa. E qua vedete che siccome noi originariamente abbiamo trovato una formula per matematica per calcolare questo picco di efficienza, però voi vedete che più o meno, se io mi sposto dagli estremi nella zona centrale tra il 20 e il 70% di parlamentari indipendenti, vedete che l'efficienza è comunque più alta. E allora noi più recentemente, in un lavoro che ancora è in fase di pubblicazione, qui lo vedete citato, con i colleghi che vedete qui citati, abbiamo essenzialmente sviluppato un altro modello matematico proponendo una ricetta anche un po' diversa, cioè proponendo di come dire, associare questa percentuale di parlamentari da sorteggiare, quindi indipendenti da sorteggiare, all'astensionismo, nel senso che più o meno sappiamo che l'astensionismo è all'interno di questa fascia nelle democrazie occidentali. E quindi noi, la nostra ricetta, molto brevemente, è quella di offrire a chi oggi si astiene una terza via, cioè il giorno delle elezioni ogni cittadino potrebbe andare al seggio e invece di astenersi o di votare per i partiti, la terza via è quella di scegliere di iscriversi ad una lista, ad una sortition list, chiamiamola così, da cui poi, a bocce ferme, una volta avuti i risultati elettorali, verrebbero estratti a sorte nuovi deputati per nuove proposte di legge. In che senso? Quindi, alla fine delle elezioni, tutti, la percentuale, diciamo, di cittadini che ha deciso di iscriversi alla lista e non dare il voto ai partiti, si tradurrà in una percentuale di seggi del Parlamento che sono sottratti ai partiti, che evidentemente non si sono guadagnati il favore dei cittadini, e verrà assegnata a cittadini sorteggiati, che però non saranno, ripeto, permanentemente sorteggiati una volta per tutte all'inizio della legislatura. Ma la nostra proposta, l'efficienza maggiore, si otterrebbe facendoli ruotare, cioè facendo sorteggiare dei cittadini estratti a caso per ogni nuova proposta di legge. Questo assicurerebbe tutta una serie di ovviamente di cose che sono state anche dette da Samuele poc'anzi, quindi una rappresentatività, una rotazione frequente, poche spese, eccetera. E come capite, che già questo tipo di cittadini sorteggiati, parlamentari per un giorno, si avvicinano molto a quella che, se volete, un'assemblea di cittadini. Infatti questo tipo di modello può essere facilmente esportato per essere applicato a assemblee di cittadini che in qualche modo rappresentano cittadini indipendenti dai partiti, che in misura minore o maggiore si interfacciano con i partiti per dare voce ai singoli cittadini che quindi anche, ripeto, con riferimento quindi ad una singola proposta, ad un singolo tema, come si è detto anche prima, ma con la possibilità di appunto dare voce ai cittadini per andare oltre l'interesse particolare dei partiti, che ovviamente, come si è detto, spesso, come dire, incedono, ecco, si abbandonano a propri interessi, e quindi in quell'asse X, interesse personale dei deputati, spesso è quello di essere rieletti o di favorire il proprio partito, di negare l'approvazione di una legge solo perché la fa qualcun altro, eccetera. I cittadini, interagendo con gli esperti, potrebbero in questo senso essere sicuramente molto molto utili. Però non voglio rubare al momento altro tempo, quindi per il momento vi lascio soltanto con un link, che poi magari metto anche questo che vedete in alto, e con qualche suggerimento per voler approfondire questo tema sulle scienze o su un libro che abbiamo pubblicato, Democrazie Assolte, qualche anno fa. Quindi per il momento io mi fermerei qui, ringraziandovi per l'attenzione, e ci sentiamo più tardi. Perfetto, perfetto Alessandro. In realtà mi sento di sconvolgere un po' il format iniziale, che avevamo detto domande alla fine, solo per rivolgerti una domanda volante che arrivava dal pubblico, che mi sembrava particolarmente interessante. Si chiedeva Stefano Bilotti, la pallina nel grafico può anche finire in un punto catastrofe, che so, cadere in un ombelico, necessariamente può solo migliorare. Che letteratura abbiamo su questo? Allora, se brevemente potresti dare qualche delucidazione prima di andare avanti. Sì, quel grafico, attenzione a interpretarlo, perché non è il burrone in cui cade la pallina, diciamo.
In quel grafico che vi ho fatto vedere prima, la profondità rappresenta l'efficienza, quindi diciamo era un grafico dove semplicemente la posizione in alto o in basso rappresenta una maggiore o minore efficienza. Quello che succede nei sistemi complessi è che noi parliamo in termini di paesaggi di energia, cioè dove ci sono queste buche, maggiore o minore energia, in questo caso ho parlato di efficienza, ma quello che succede è che quando si cerca di ottimizzare un sistema, spesso il sistema complesso rimane intrappolato in delle condizioni subottimali, quindi in condizioni in cui non riesce a superare delle barriere che lo separano da una maggiore, come dire, efficienza, quindi non barriere che lo separano dal burrone. Ecco, quindi diciamo in questo senso forse la mia metafora poteva dare luogo a pensieri, insomma, e capisco la domanda, perché forse visto anche il periodo che stiamo vivendo si poteva interpretare così, però in realtà quello è un paesaggio, diciamo, di soluzioni più o meno ottimali, e il rumore va soltanto nella direzione di migliorare il sistema. C'è una tradizione, il metodo Monte Carlo, ci sono tradizioni nella scienza che lo dimostrano, quindi sono dei metodi correntemente utilizzati dai fisici, dagli scienziati, per migliorare l'efficienza del sistema, non per farla peggiorare. Quindi non possiamo eliminare questo pericolo e questa paura. Perfetto, no, sei stato chiarissimo. Nell'andare avanti ti chiedo di chiudere la condivisione dello schermo che hai attivato prima, e adesso, diciamo, dopo questa illustrazione, l'abbiamo visto con Samuele più dal punto di vista politico, con Alessandro più dal punto di vista anche scientifico sui benefici del caso, passiamo invece dallo strumento Assemblea dei cittadini al merito, i temi anche che vorremmo portare dentro questa Assemblea per la ripartenza. Se ne potrà parlare per prima adesso Sara Palliccia, che è coordinatrice di un progetto che si chiama Rinascimento Green, che doveva consistere, poi si è dovuto chiaramente mettere in stand-by vista l'emergenza, delle assemblee, questa volta non estratta a sorte, ma su base volontaria, dove i cittadini avrebbero potuto confrontarsi con facilitatori e con esperti sulle questioni ambientali. Sono curioso e siamo curiosi di sapere come adesso state pensando di rilanciare questo progetto di Rinascimento Green alla luce della situazione, e che altre proposte ci sono. Mi parlavi di conciliare ambiente e lavoro, oggi è una chiave fondamentale, siamo anche al 1° maggio, festa del lavoro, quindi quale occasione migliore per parlarne? E nel lasciarti la parola, vediamo se Alessandro è riuscito a disattivare la condivisione dello schermo. Possiamo forse andare avanti con Sara, e nel frattempo Alessandro ce la farà. Benissimo, ok, grazie Lorenzo. Dunque, come hai introdotto te, rappresento questa iniziativa che si chiama Rinascimento Green, e sempre come hai introdotto te, il cuore, il focus dell'iniziativa era l'organizzazione di una serie di assemblee popolari sparse in giro per l'Italia. E ho un ritorno, forse Virginia devi spegnere il microfono. Grazie, ottimo. Dunque, ho parlato di assemblee popolari e non assemblee cittadine, perché in realtà la differenza col nostro tipo di assemblee era che noi non avremmo estratto a sorte i cittadini, nel senso che in principio, quando abbiamo iniziato a pensare a un'iniziativa grande e importante che si concentrasse sul clima, abbiamo cercato di raccogliere le idee da tutta una serie di organizzazioni e diversi gruppi, e come potete immaginare, mettere insieme in Italia gruppi ambientali con gruppi sindacali può essere molto complicato. Abbiamo però raccolto il sostegno di tutti rispetto a delle assemblee che potessero appunto dare la parola proprio alle persone. In un primo momento abbiamo cercato di lavorare sulle assemblee cittadine, così come ce l'ha descritta Samuele, ma i tempi sarebbero stati troppo lunghi. E un altro problema che ci si sarebbe posto è che noi avevamo intenzione di lavorare su tutto il territorio nazionale, e questo da realizzare in tempi brevi sarebbe stata un'impresa impossibile. Allora abbiamo deciso di lavorare con cittadini in modo spontaneo. Il problema di cui ci parlava anche Samuele è il fatto che nel momento in cui tu vai a lavorare con persone che si autocandidano,
perdi la rappresentatività e non puoi lavorare su un gruppo che è effettivamente eterogeneo. E proprio per questo abbiamo cercato di risolvere il problema chiedendo aiuto a organizzazioni che fossero molto diverse fra loro, per cui da Greenpeace agli scout, ai cattolici, ai sindacati, e in modo da poter avere un pubblico che fosse abbastanza eterogeneo. La nostra prima assemblea sarebbe stata il 1º marzo. Una settimana prima abbiamo dovuto annullare tutto e in un primo momento abbiamo pensato di poter rimandare tutto quanto a settembre, ma diciamo da un paio di settimane ci siamo resi conto che forse la possibilità di realizzare delle assemblee in Italia sarà quasi impossibile, almeno per un anno, cioè almeno lavorare su grandi numeri, che è quello che pensavamo di fare noi. Per cui abbiamo deciso stiamo valutando l'ipotesi di proseguire con una grande petizione, sempre sostenuta da diverse organizzazioni. Quindi lavorare su un documento aperto, che a brevissimo pubblicheremo, al quale tutti quanti possono dare il proprio contributo. Un documento che molto probabilmente sarà sviluppato in 7, 8, 9 punti di azioni concrete per la ripresa post-Covid. Come dicevi te, Lorenzo, nella presentazione, il focus di questo documento sarà conciliare ambiente e lavoro, che sono due tematiche che in Italia per troppissimo tempo sono state viste in modo contrapposto. Pensiamo ad esempio al caso dell'Ilva o tutte quelle zone in cui si è creato un conflitto fortissimo fra lavoratori e ambientalisti e in molti casi si è costretto alcune famiglie a decidere fra pensare alla propria salute o salvare il proprio posto di lavoro. Allora, un paese in cui si chiede al cittadino di decidere se continuare a lavorare o magari morire, come è successo ad esempio a Taranto, è assurdo. Per questo quello che noi auspichiamo è un programma importantissimo in cui il paese riesca a rispondere con tutta una serie di iniziative. Vi faccio un esempio. Ad esempio, l'efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici e privati sarebbe un intervento gigantesco che creerebbe tantissimi posti di lavoro e allo stesso tempo contribuirebbe, per esempio, a diminuire il numero di gas serra che noi mettiamo, no? Pensiamo ad esempio all'uso dei riscaldamenti in palazzi vecchissimi in cui c'è una dispersione incredibile. Come dicevo, noi a breve pensiamo di lanciare i nostri punti attraverso la piattaforma di Change e contiamo di raccogliere appunto consenso intorno a questo e poi la finalità è sempre quella di affacciarsi alla politica con una proposta che sia seria, concreta e il più partecipata possibile. Tempo di attivare il microfono. No, grazie Sara, anche perché noi cercheremo nel sviluppare la nostra proposta. Ad oggi c'è questa petizione in campo che abbiamo ricordato su www.policipercaso.it e questa è, una proposta rivolta alle istituzioni per organizzare un'assemblea dei cittadini nazionale, ma ricordiamoci che esiste anche la pista di altre realtà, delle realtà private per organizzare dei primi casi di assemblea dei cittadini, quindi fare tesoro un po' di tutte le esperienze che ci sono è fondamentale per magari provare a lavorare su un'iniziativa comune. E adesso tornerei ecco, dall'esperienza dell'assemblea per la via privata di nuovo all'attivismo a Simona Bussi di Extinction Rebellion. Extinction Rebellion ne avete sentito parlare probabilmente tutti perché è il movimento oramai transnazionale che si è contraddistinto di più per questa attenzione sulla emergenza climatica e anche sul tema delle assemblee dei cittadini. Ti chiederei, Simona, che cosa ti ha convinto e ti colpisce di Extinction e come in Italia state lavorando sul tema delle assemblee dei cittadini. Grazie, grazie molto Lorenzo. No, sì, grazie per questo evento. Secondo me anche bisogna prendere l'opportunità della situazione dove possiamo essere tutti nella stessa stanza, che prima non era possibile, diciamo, quindi come dire, coordinare i nostri sforzi. In effetti, anche pensandoci adesso, Extinction Rebellion, una delle sue strategie principali è intitolata Movimento. E movimento di movimenti, quindi appunto per sottolineare quanto è importante questo sforzo collettivo.
Magari per chi di voi non conosce bene Extinction Rebellion o come funziona, diciamo, è un movimento appunto nato in Inghilterra 2 anni fa, più o meno, e che promuove principalmente la disobbedienza civile non violenta come metodo per portare avanti un cambiamento. E questo si è ispirato non solo ai movimenti di disobbedienza civile non violenta del passato, ma anche su proprio statistiche che fanno vedere, fatti e studi che fanno vedere che appunto la non violenza e la disobbedienza civile può portare un cambiamento. Essenzialmente ha 3 richieste, la prima è di esporre la verità, quindi di essere molto chiari sull'urgenza e sulla gravità della situazione della crisi climatica ed ecologica, la seconda, quindi seguendo la prima, è di agire subito, e la terza è appunto le assemblee cittadine, perché secondo XR, alla fine è da la politica tradizionale, è da 25 anni più o meno che sappiamo che 25 anni fa è nato il primo IPCC report, anche il film di Al Gore, e siamo ancora qua, no, siamo peggio di prima, molto peggio, quindi chiaramente la politica tradizionale in quel senso lì non è incapace di portare avanti o di guidarci nella buona direzione. Quindi io sono nel gruppo di Milano da ottobre più o meno, il gruppo di lavoro Assemblee Cittadine si è formato a gennaio, è partito tutto quando ci siamo messi insieme con altre realtà ambientaliste, di cui Fridays e Climate Reality Project, dove abbiamo scritto insieme una proposta di implementare le Assemblee Cittadine. L'abbiamo rivolta al Comune di Milano, in particolare all'assessorato alla partecipazione Open Data e Cittadinanza Attiva, e abbiamo scelto di farlo proprio a gennaio perché proprio in questi mesi stavano revisionando il regolamento alla partecipazione, quindi l'obiettivo era di infilare l'assemblea cittadine almeno, o cominciare almeno a parlarne, e con lo scopo di includerlo in questo regolamento, in questo nuovo regolamento. Abbiamo avuto il nostro primo incontro con l'assessore Lipparini e tutta la sua squadra, era una tavolata di 15-16 persone tra noi e loro, ha invitato proprio tutti, e anche iniziative tipo 100 Resilient Cities, quindi eravamo veramente contenti alla fine perché abbiamo portato avanti semplicemente una proposta, abbiamo mandato un'email. E poi poche settimane dopo eravamo al tavolo con l'assessore, quindi eravamo soddisfatti, diciamo, di questa opportunità e di appunto sedersi al tavolo. Cosa che è successo? È stato un po' caotico, onestamente, però diciamo che le 3 preoccupazioni principali dell'assessore erano, primo, il campionamento, l'estrazione a sorte, quindi sicuramente bisognerebbe coinvolgere anche il prof Cucchino per fargli la stessa presentazione, per appunto fare vedere che sarebbe un campionamento rappresentativo. Quindi l'estrazione a sorte era il primo problema che non gli piaceva tanto. Il secondo erano le finanze, quindi quanto costa, perché ci ha detto subito il budget non ce n'è, quindi c'era questa preoccupazione di capire quanto costava il processo, se pagare o no ai partecipanti, tutto questo lato qua. E la terza questione era la privacy dei dati, quindi come assicurarsi questa parte qua. E infatti tra noi c'era l'avvocatessa Veronica Dini, che fa parte del centro studi Systasis, che rispondeva proprio su questo punto qua, per cercare di rispondere su come gestire questa la privacy dei dati. E il tema di cui volevamo veramente entrare era ovviamente la vincolatività delle proposte portate avanti dall'assemblea cittadina, no? Alla fine è un po' quello il nocciolo che distingue tra l'assemblea cittadina e magari il classico dibattito pubblico che è solo consultativo, no? E diciamo che c'è stato prima un dibattito interno tra noi, perché alcuni dicevano no, noi non dobbiamo muoverci su questa cosa, devono essere vincolanti. Almeno magari l'80%, come in Polonia, che il sindaco ha detto ok, le proposte che hanno l'80% di approvazione le portiamo avanti. E invece c'erano altri nel nostro gruppo che dicevano no,
cominciamo a portare avanti assemblee cittadini e poi vediamo dopo. Quindi c'era un dibattito interno già con noi, ma mi immagino che anche a livello globale ci sia. E appunto altri di noi dicevano no, cerchiamo magari di ottenere un po' come il sistema inglese, dove le proposte devono essere dibattute in Parlamento e poi sì, devono rispondere se hanno accettato, benissimo, se no perché. Quindi è un po' una via di mezzo che sembra convincere o sembra un buon primo passo. Quindi era partito questo grande primo incontro e poi è crollato tutto per il Covid, e proprio poche settimane fa abbiamo fissato il secondo incontro, dove sappiamo che l'assessore si sta muovendo un po' perché ha contattato noi, ha contattato un'altra squadra che sta lavorando sul monitoraggio civico, quindi sembra che si stia muovendo. Quindi cos'altro volevo dire? Sì, poi come altre iniziative con XR diciamo che cerchiamo di infilare le assemblee cittadine dappertutto, appena abbiamo un'occasione, anche adesso sempre con il studio legale hanno portato avanti un'avvertenza sull'inquinamento atmosferico e abbiamo messo le assemblee cittadine come richiesta, quindi cerchiamo di spingerle in tutte le direzioni. E poi, secondo me, un elemento fondamentale di cui anche questo webinar fa parte è appunto di informare la gente su cosa sono, perché secondo me non funzioneranno se non sono già accettate dal pubblico, no? Dalla cittadinanza in generale, perché sennò non sarà mai legittimizzato come un processo di cui fidarsi, soprattutto. Quindi anche noi cerchiamo di fare webinar così per spiegare cosa sono. E infatti la settimana prossima parteciperanno sia Lorenzo e Sara, e anche ha accettato l'invito l'assessore Lipparini, quindi vediamo un po' cosa c'ha da dire. E niente, poi sì, facciamo anche assemblee popolari come spiegate da Sara online, e niente, cerchiamo un po' di attivare le persone. E basta, mi sembra che ho finito. Non mancheremo la settimana prossima, mi sembra che è il 13 maggio l'appuntamento, quindi lo rilanciamo. Bene mettere in rete un pochino tutte le realtà che stanno lavorando su questo. Hai parlato di esperienze locali, finora avevamo parlato di proposte nazionali, quindi cerchiamo di interconnettere tutte queste proposte. Adesso, ecco, guarderei ancora un altro aspetto che è fondamentale tenere in conto anche in una proposta di assemblea dei cittadini, che è la voce anche delle imprese, del mondo delle aziende. Il fondamento anche di questo strumento è di poter mettere a confronto i cittadini sorteggiati con delle realtà diverse, quindi il mondo della politica, ma anche il mondo delle imprese, che devono avere una voce, soprattutto in un momento come questo, per guidare la ripartenza. Quindi chiederei ad Elisa adesso di parlarci dell'importanza anche della cosiddetta corporate social responsibility, la responsabilità sociale delle imprese, e che collocazione può avere anche in uno strumento come Elisa Serafini, che è giornalista e attivista liberale. Dimenticavo le presentazioni perché è già molto nota, quindi non ce n'era bisogno, e ha qualche problema di audio. Proviamo subito a risolvere. Proviamo. Elisa, dovresti avere il microfono nel pannello di controllo a destra. Che di nuovo attivo e disattivo, classico. Attiva. Questo è un problema di cuffie. Prova adesso. Sì. Ok, scusate, non so cosa. Un boicottaggio. Allora, intanto grazie per l'invito. Sì, io mi scrivo, ma mi occupo anche di impresa.
presiedo un'associazione che si chiama Forum Economia e Innovazione, che si occupa di portare l'innovazione nella pubblica amministrazione, specialmente mettendo in collegamento realtà pubbliche con realtà private, quindi cercando di favorire la contaminazione. Quello che dicevi, Lorenzo, della contaminazione e del rapporto tra cittadini e imprese sicuramente è un punto che può arricchire questo progetto dell'Assemblea dei Cittadini, che io trovo straordinariamente interessante e potrebbe veramente risolvere grandi problemi, specialmente quello dell'astensione o del voto inespresso, che è un problema che ritorna ad ogni elezione. Ad ogni elezione diciamo, c'è il 60% di astensione, e quindi interveniamo in qualche modo. Quindi finalmente si dà risposta o comunque proposta a questo. La Corporate Social Responsibility, per chi non la conoscesse, è la responsabilità sociale dell'impresa, diciamo, descrive tutte quelle azioni che un'azienda privata, comunque un ente privato, mette for profit, mette in atto per con varie ragioni, che possono essere di pubblicità, di profitto, di creazione di valore per gli investitori, di efficientamento energetico, insomma sono varie le ragioni, e che però generano i cosiddetti beni, diciamo le cosiddette esternalità positive. Quindi sono conseguenze di un comportamento economico, che però sono conseguenze, diciamo, secondarie di un meccanismo. Quindi esistono le esternalità negative e le esternalità positive. Le esternalità positive sono quelle che cerca di creare la Corporate Social Responsibility. Negli ultimi anni questo concetto si è molto evoluto, io avevo fatto la tesi proprio su questo quasi 10 anni fa, e da allora l'approccio delle imprese si è molto evoluto, e le imprese oggi stanno diventando dei veri e propri generatori di impatto sociale. Non si tratta più del modello di impresa del Novecento, di generatore del profitto, del capitale, certo, e di lavoro e di prodotto, ma ad oggi questi meccanismi sono completamente cambiati, e quindi c'è effettivamente un ruolo pubblico delle imprese, ma soprattutto c'è un valore del messaggio che danno le imprese. E non so se questo dato è conosciuto, ma lavorando soprattutto con società anche del campo dell'informazione, oggi le persone tendono a fidarsi molto di più dei brand che degli stati, il che io non valuto, diciamo, non mi sento di dare un giudizio su questa dinamica, però diciamo è un dato di fatto. Quindi un brand che comunica un certo messaggio può essere ascoltato più di uno stato. Ci auguriamo che ovviamente i messaggi siano positivi, almeno che siano orientati ad una generazione di esternalità positive. Nel caso in cui non succedesse, diciamo, sarebbe preoccupante, però ci sono stati tanti casi, ci sono state aziende della moda che hanno dato messaggi fortissimi sulla libertà sessuale, sull'identità di genere, sulla libertà dell'identità di genere, proponendo campagne che non erano campagne pubblicitarie, erano veramente campagne politiche. Quando Gali, che è un cantante, diciamo, rap, trap, ha indossato una giacca fucsia, truccato, dicendo io sono etero, ma Dolce & Gabbana mi ha insegnato la libertà di essere quello che mi sento e di combattere anche i stereotipi, quella era una campagna che avrebbe potuto fare certi diritti, che avrebbe potuto fare la Coscioni, invece l'ha fatta Dolce & Gabbana, se non sbaglio, o comunque altri, oltre che loro, altri brand della moda. Questo sicuramente è molto interessante. Quindi in questo panorama un'interlocuzione con le imprese di beneficio, diciamo, reciproco può essere sicuramente positiva, senza andare a cadere in possibili conflitti di interesse, che ovviamente le imprese private hanno i loro legittimi interessi privati che non devono scontrarsi con gli interessi pubblici. Però ecco, sul conflitto di interesse tra interessi privati di un'azienda e interesse pubblico abbiamo in Italia il caso della Casaleggio Associati, che magari non andiamo a esplorare qua, però insomma non sarebbero, ci sono probabilmente delle situazioni anche che andrebbero sanate in questo senso. Quindi il mio contributo poi di chi sta studiando queste proposte è di valutare come inserire le aziende in questo contesto in un modo che sia sano, ovvero non in un modo alla Casaleggio Associati, dove un'azienda privata prende decisioni pubbliche sostanzialmente, perché influenza deputati e decisori politici facendo anche i propri interessi privati o quelli dei clienti. Questo ovviamente non è un contesto auspicabile e che probabilmente prima o poi andrebbe sanato, come anche Marco Capato aveva raccontato in più di un'occasione.
quando vengono prese decisioni pubbliche su una piattaforma privata, insomma, inizia a diventare un terreno un po' pericoloso. Oggi poi c'è un secondo modello oltre alla CSR, che è quello del Conscious Capitalism, tra l'altro c'ho dietro un libro che ne parla, che è un altro tipo di modello di business, che è quello che aveva messo in atto la Whole Foods, che non so se conoscete, è una società di supermercati, retail, che è molto attiva negli Stati Uniti, che vende solo cibo ritenuto sostenibile, sia per produzione sia per effetti di questo cibo. Quindi non vende la Nutella perché il grasso fa ingrassare, bla bla bla, perché crea secondo loro esternalità negative, ma vende magari l'altra crema al cioccolato che non è necessariamente prodotta in un regime di comunità con persone vulnerabili, eccetera, ma ha magari dei nutrienti differenti. Quindi loro hanno impostato la loro filosofia di business e hanno creato un modello di business che loro chiamano Conscious Capitalism, di capitalismo coscienzioso, nel quale loro guadagnano producendo esternalità positive, perché dalla produzione a tutta la filiera che loro controllano fino al prodotto che il consumatore mangia, diciamo ovviamente a seconda dei diversi criteri, si tratta sempre di prodotti che sono effettivamente, che possono ricadere in una categoria di esternalità positive. Questo modello però il fondatore, che è un liberale tra l'altro, l'ha fondato con l'ottica anche del guadagno, quindi non è demonizzato il guadagno, anzi il profitto viene interpretato come un meccanismo essenziale in questa dinamica. Però l'aspetto interessante è che appunto le aziende stanno cambiando completamente, non soltanto nell'assetto organizzativo, ma proprio dei modelli di business. Pensate che dove viene inserito un wall market negli Stati Uniti, si alza il prezzo delle case intorno, perché è percepito come se fosse un parco pubblico, come se fosse un'area cani, come se fosse un ospedale. È percepito come un servizio o comunque come un generatore di esternalità positive, e il mercato recepisce questa presenza in modo positivo. Sempre su questo tema poi chiudo. Insomma, è interessante anche il ruolo delle città private che ci sono negli Stati Uniti, che sono città a tutti gli effetti, anche di 40-50 mila abitanti, altre più piccole, che sono generate da aziende private attraverso un sistema di governance molto interessante, nel quale il compratore di casa acquista sostanzialmente una quota dell'azienda che gestisce il quartiere o la città, delle tasse regionali o statali inferiori, e l'azienda che gestisce la città si occupa dei marciapiedi, del servizio dei disabili, del servizio trasporti dei disabili, delle forniture e così via. E queste città private sono città, ma sono fondate da aziende che hanno messo in atto dei procedimenti di tipo statale o comunque parastatale, però sono soggetti privati. Quindi con tutte queste realtà interessanti, dal mio punto di vista, poi possono essere condivisi principi o meno, credo che sia opportuno assolutamente confrontarsi con sempre l'esigenza di separare comunque l'interesse pubblico dall'interesse privato. Grazie. Grazie Elisa, ci era molto utile per capire anche come questo tema delle assemblee dei cittadini, che comincia a diventare popolare, può essere utile anche divulgarlo al mondo di fondazioni e aziende che possono essere interessate a un progetto di questo tipo. E adesso, nel lasciare la parola a Marco Cappato per l'intervento conclusivo, ci siamo un po' allungati con i tempi, quindi faccio ammenda se come presidente non sono stato molto cattivo, la prossima volta tenderò più a interrompere, ma questo processo è un po' un learning by doing, diciamo. Marco, per un ultimo intervento, con Humans, che hai fondato, stai portando avanti un'iniziativa che si chiama Stop Global Warming, per tassare la CO2 e ridurre invece le tasse sul lavoro. Ecco, tutti questi temi cardine sulla questione dell'ambiente dovrebbero essere, li vorremmo portare anche al centro di una grande consultazione con i cittadini. Cosa ne pensi su questo? Grazie Lorenzo, un saluto a tutti, ringrazio i relatori, è stato veramente molto interessante. Partirei da quello che aveva detto Mario, cioè il problema non è nemmeno concepibile che la democrazia sia l'unica attività umana, l'unica tecnica di attività umana che non ammette innovazione, che non ammette miglioramento, che non ammette
arricchimento grazie alle nuove tecnologie. No, la democrazia dovrebbe essere una specie di tabù, un feticcio immutabile per cui non bisogna cambiare nulla. Ovviamente modificare e innovare in democrazia è un processo delicato, non è come innovare un processo produttivo. Qui si tratta, e ci vanno di mezzo, le libertà e i diritti di tutti. Però al tempo stesso è veramente inconcepibile che di fronte a delle storture evidenti del processo decisionale non si cerchi di correre ai ripari. Nelle aziende, visto che Elisa ne parlava ora, nelle grandi aziende, ormai anche nelle piccole, ci sono, diciamo, c'è uno studio continuo di come fare a raccogliere indicazioni, informazioni, proposte dai dipendenti, ma anche dagli azionisti, ma anche dai consumatori, dagli utenti o dalle comunità che possono essere di riferimento di una certa azienda. Si investono soldi in software, sistemi di partecipazione, sistemi di suggerimenti, sistemi di valutazione. È un mercato che sta esplodendo. E c'è una teoria economica, interi economisti, economisti aziendali che si scervellano da qualche decennio sulla learning organization, su come le organizzazioni possono imparare dai propri errori e nei propri processi. Sulla democrazia noi assistiamo a quello che è evidente sotto gli occhi di tutti in questo momento, cioè una gestione come questa del coronavirus. Ci troviamo in una sorta di trappola, perché se si prendono decisioni senza democrazia è pericoloso, è il vecchio pericolo della centralizzazione del potere autoritario, del potere che non si confronta con il Parlamento, eccetera. Appena le decisioni si aprono e si convoca il Parlamento, abbiamo i deputati che si spingono, si buttano la mascherina, fanno casino. Quindi uno è come se noi fossimo condannati a dover scegliere tra una specie di potere autoritario, ovviamente buono, benevolo, il famoso buon padre di famiglia, eccetera, eccetera, una sorta di paternalismo democratico autoritario, e dall'altra parte il casino, per cui appena si aprono le gabbie tutti che dicono bisogna riaprire tutto domani mattina. Allora evidentemente un processo così delicato ha bisogno di aprire anche nuove forme di partecipazione dei cittadini, che non possono solo essere quelle dei cittadini, diciamo così, interessati a un determinato tema, perché sennò questo può portare delle distorsioni. Lo possono essere se diciamo siamo nell'ottica da attivisti, perché cerchiamo di fare delle iniziative. Le cose che ha ricordato Sara sono molto importanti, anche Simona sulle iniziative con Extinction Rebellion. Poi c'è l'altro piano, quello istituzionale, dove noi dovremmo riuscire a fare partecipare proprio le persone meno sensibili, più ignoranti, più quelle che sono magari più soggette a semplificazioni brutali del messaggio, perché ricordiamolo, le assemblee dei cittadini estratti a sorte non sono, cioè, l'elemento più che si nota di più, che fa più notizia, è quello dell'estrarre a sorte ed è quello della votazione, soprattutto quando lo si mette in contrapposizione alle assemblee elettive. Ma là dove questi processi hanno funzionato, come ricordava Samuele, i cittadini non è che arrivavano e votavano come se fosse il like su Facebook. Arrivano e si informano, devono discutere, devono parlare con degli esperti, devono discutere tra di loro, devono confrontarsi sulle tesi. Cioè la vera differenza in democrazia non la fa la decisione, come si vota,
Quello è l'ultimo aspetto, che è molto importante, ma è l'ultimo aspetto. Prima c'è tutto il resto, la conoscenza, il dialogo, l'interazione. Su questo, avere dei campioni di cittadini rappresentativi della popolazione è fondamentale anche per comprendere come la popolazione in generale reagisce all'informazione. Vi parlo di un tema che conosco particolarmente bene, quello della libertà di ricerca scientifica con l'associazione Luca Coscioni. Qual è il paese che ha per primo legalizzato la ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali umane, riuscendo a superare quel terrore nella popolazione, oddio, arriveranno, faranno Frankenstein in laboratorio? È stata la Gran Bretagna. Come ha fatto la Gran Bretagna? Hanno preso, non si chiamava assemblea dei cittadini estratti a sorte, ma hanno fatto questo, hanno estratto una specie di, nei sondaggi come si chiamano, insomma, di piccolo campione di persone, e li hanno posti di fronte al problema degli embrioni, della ricerca scientifica, dei rischi, della possibilità di guarire malattie come il Parkinson, l'Alzheimer, eccetera, eccetera. E dopo un processo molto lungo, ormai già 20 anni fa, la Gran Bretagna è stato il primo paese al mondo a fare una legislazione sensata, che apriva alla possibilità di ricerca sugli embrioni, ma ponendo delle regole che servissero anche a rispondere alle più grandi paure che erano emerse da quei dibattiti. Quindi qui non si tratta di giocare demagogicamente su il, diciamo così, sul popolo contro i rappresentanti. Il problema è che se i rappresentanti sono inchiodati, quasi ricattati da una ricerca di consenso immediato, con modalità del monologo sui social e sulle dirette Facebook, la qualità del processo decisionale diventa devastantemente scadente. Se invece si riesce a integrare con un processo, anche su base casuale nella scelta degli interlocutori, ma di filtro di dialogo e poi di interazione tra queste due dimensioni, credo che si possano ottenere grandi cose. Adesso è il momento giusto, di fronte alla crisi da coronavirus, di fronte alla crisi climatica, sono due questioni per le quali bisogna guardare nel lungo periodo. Il politico che ogni settimana ha da vincere o da perdere le elezioni, prima in Umbria, poi in Toscana, poi e ogni giorno siamo in campagna elettorale, non è in grado di pensare strategicamente a la prevenzione delle pandemie nei prossimi 30 anni, a il contrasto ai cambiamenti climatici nei prossimi 30 anni, nei prossimi 40 anni. Ecco perché sia il tema del coronavirus, sia il tema dei cambiamenti climatici sono, a mio avviso, perfetti per innestare questo tipo di azione. Poi vediamo se riusciamo a farlo a livello istituzionale, se le autoproduciamo, se bisogna probabilmente fare entrambe le cose per cercare di forzare la mano. Samuele ci ricorda sempre che funzionano meglio quando le domande sono specifiche, quindi dobbiamo stare attenti a non dire magari troppo, no, so, i cambiamenti climatici, ok, poi magari anche grazie al lavoro di Sara si identificano delle proposte specifiche sulle quali poi convocare l'assemblea. La stessa cosa, il coronavirus, si va dal tampone a come si gestiscono gli ospedali, a come si a cosa succede con i bambini, gli asili, cioè ci sono molti aspetti. È una ricerca veramente scientifica e tecnologica, è un cammino che si apre, non arriviamo a una soluzione pronta domani mattina, ma c'è già questa proposta di legge di iniziativa popolare. Io chiedo a chi ci ha ascoltato e ci sta ascoltando finora di segnalarsi a Lorenzo Mineo, a tutti noi, affinché si possa percorrere questa strada insieme con i cittadini, le organizzazioni, le aziende, anche molto importante, perché è una strada di innovazione necessaria per la democrazia. Grazie Marco, la panoramica, diciamo, era veramente
complessiva e questo punto soprattutto che hai toccato del lungo termine è senza dubbio quello che manca alla politica italiana in particolare da tanto tempo. Quindi ecco, proiettarsi su un progetto di lungo termine è probabilmente quello che serve in un'epoca di cambiamenti così radicali come questa. Adesso, diciamo, anche se abbiamo sforato un pochino con i tempi, abbiamo la possibilità di qualche domanda dal pubblico. Io direi che possiamo magari leggere qualche domanda e rivolgerla ai nostri relatori. Se non dovessimo riuscire a rispondere a tutti, magari possiamo fare come un sistema di FAQ, le metteremo sul sito Politici per caso con le risposte che daranno anche i nostri relatori, ma per qualcuna vediamo anche di rispondere subito. Ce n'è una che faceva Pablo Berjano, un italo-spagnolo. La teoria dietro all'efficacia di queste assemblee sembra solida e promettente. Dal punto di vista pratico, mi viene un dubbio da sciogliere. Per un cittadino che lavora a tempo pieno, come si potrebbe gestire la partecipazione alle attività dell'assemblea in termini di tempo? Tutti questi lavori, lavoratori che impegnano 10-12 ore tra lavoro e trasferimenti, forse non potrebbero prendere parte a queste assemblee, così i loro interessi e le loro idee, venendo meno la casualità della composizione delle assemblee. Come si scioglie questo nodo? Allora, mentre magari attiviamo, vedevo Marco che stava per dire qualcosa, non so, no, però attiverei la telecamera a Samuele per rispondere a questa domanda. Però potrei cominciare col dire che è un dibattito sicuramente molto acceso, quello della remunerazione dei partecipanti, cioè è fondamentale proprio perché si chiede alle persone di rinunciare a una parte del proprio tempo, magari anche del tempo di lavoro, di prevedere quantomeno un indennizzo. Poi chiaramente in Irlanda, per esempio, eravamo rimasti colpiti quando ci hanno raccontato gli organizzatori, abbiamo fatto con loro un convegno a luglio, che avevano raccolto milioni di euro per poter garantire a tutti un onorario. Non sempre chiaramente questo è fattibile, quindi è un processo sempre migliorabile. Non so se attivando la telecamera Samuele può Dato la linea, rispondere. ma non sta rispondendo, quindi Samuele, se ci senti. Sì, eccomi. No, aspettavo di riattivare l'audio, non volevo desse noia. Ma sostanzialmente direi, questo è un nodone, un grosso nodo, però diciamo che ha risposto Lorenzo. Purtroppo, diciamo, l'unico strumento che organizza questo tipo di esperienze ha a disposizione è quello di dare, diciamo, un incentivo e quindi sostanzialmente un incentivo economico per andare in qualche modo a cercare di mettere una toppa laddove appunto ci sia una perdita appunto economica nel partecipare, diciamo, a esperienze di questo tipo. Poi dipende anche molto da esperienza a esperienza, faccio per dire un'esperienza a livello nazionale, ok? Magari voluta e architettata col supporto di Parlamento, Governo, quindi con le istituzioni, avrebbe, diciamo, una rilevanza, un impatto tale che sicuramente i partecipanti, a quelle 100, 150, 200 persone, cittadini che parteciperebbero all'assemblea, sarebbe data la possibilità, diciamo, di trovare degli accordi anche con i rispettivi, diciamo, per i rispettivi lavori, nel caso in cui siano dipendenti, ad esempio, dipendenti pubblici, già più semplice, dipendenti privati. Comunque, insomma, dipende sempre molto dal livello, però ecco, anche a livello magari comunale, sicuramente quando c'è il coinvolgimento dell'istituzione, ovviamente è più semplice. Già un'assemblea magari autofinanziata, ecco, che parte dalla società può già avere un problema in più in questo. Ho cercato comunque di mettere una risposta del genere anche nel documento FAQ che ho condiviso, di cui ho condiviso il link prima in chat. Sara forse segnalava che può rispondere anche lei. Che non ti sentiamo. Eccoci.
Dunque, il nostro amico ha fatto riferimento ad un gruppo, no? Ai lavoratori. In realtà, quando noi ci siamo trovati ad organizzare le nostre assemblee, ci siamo posti un altro problema, e cioè le famiglie e in modo specifico le donne, nel senso che le nostre assemblee avrebbero avuto una durata di 4-5 ore e sarebbero state concentrate nel fine settimana, e cioè quando i bambini non vanno a scuola. Sapevamo che questa sarebbe stata una discriminante importantissima e avrebbe precluso l'accesso alle nostre assemblee a molte donne. Mi dispiace dirlo, ma fondamentalmente a molte donne. E noi avevamo risolto questa cosa organizzando in ogni assemblea uno spazio dedicato ai bambini, per cui avevamo stabilito un accordo con gli scout, per cui loro, gli scout Cengei, gli scout laici, avrebbero gestito i bambini per diverse fasce d'età. In questo modo tutte le famiglie avrebbero potuto partecipare stando tranquille, perché in effetti questo sarebbe stato un limite importante. Sì, posso dire, no, grazie mille. Effettivamente ora io ne facevo un aspetto puramente di vil denaro, diciamo, ma sì, è verissimo, tant'è che quasi tutte queste esperienze, anche quelle che magari non danno una remunerazione diretta, un incentivo economico, però tutte, quasi tutte, diciamo, la maggior parte, almeno offrono questo tipo di servizi che facilitano quanto più possibile la partecipazione di tutti. Babysitting, sinceramente io l'ho sempre visto, addirittura in alcune ho visto il pet sitting, oppure la possibilità di avere qualcuno che stia dietro al genitore anziano piuttosto che il nonno. Quindi cercare di coprire ovviamente tutte le eventualità. Grazie anche a te, grazie Sara e Samuele, e farei forse, prenderei un'ultima domanda prima di salutarci, con però la premessa che ci diamo di caricare le ultime domande sul sito dei politici per caso, per dare risposta lì. Una domanda che secondo me è importante sull'aspetto della competenza, quindi non so se su questa vorrà rispondere Samuele o magari Mario, che prima faceva nel suo intervento riferimento al tema del conoscere per deliberare. E Noè Fioretti ci chiede: vorrei sapere se le assemblee dei cittadini presentate come assemblee esterne da affiancare al Parlamento sarebbero poi presiedute da esperti con elevate specifiche competenze oppure no. Personalmente credo che la competenza, che già manca in politica, sia un aspetto fondamentale da tenere in considerazione. E quindi come si può rassicurare sulla competenza nelle assemblee dei cittadini? Ma anche qui si può rassicurare attraverso innanzitutto l'esperienza, nel senso parliamo di qualcosa che non è inventato ma che è già stato praticato nel resto del mondo e ha dato anche risultati importanti. Si può rassicurare con la scienza, perché il fenomeno della ignoranza razionale è un fenomeno scientifico che dimostra che quando l'essere umano, il sapiens, viene messo in una condizione di totale ignoranza ma costretto a doverci ragionare e prendere una decisione, avviene questo fenomeno di ignoranza razionale. E poi si va a, devo dire, a rassicurare anche attraverso quelle che sono le esperienze quotidiane che noi abbiamo. Come ho detto prima, da radicale ho combattuto per decenni insieme a Marco Pannella sul fatto che gli italiani avessero la possibilità di conoscere per poter poi decidere cosa votare. In effetti mi rendo conto, avendolo vissuto e praticato, e quanto è difficile anche oggettivamente informare 50 milioni di italiani in modo che vadano a votare consapevoli. Beh, credo che informare 100 persone che si riuniscono per 8 weekend di seguito, stanno nello stesso posto, formati da degli esperti, sia molto più facile anche per renderli poi sicuri, visto che hanno seguito varie campane, come si direbbe, vari esperti, spiegargli le questioni, più sicuri nel confrontarsi tra di loro e poi decidere secondo quella che è la loro esperienza personale, in cui la statistica da questo punto di vista ci aiuta. Ecco, credo che servirebbe semplicemente far conoscere un po' di più, visto che comunque i difetti delle elezioni li abbiamo tutti davanti. Grazie Mario, era un punto fondamentale, perché questo sulla competenza è una domanda che torna spesso, quindi questa questione dell'ignoranza razionale molto interessante.
direi che nel Anche salutare perché, se posso c'è dire, un ultimo. in alternativa, come dimostra anche l'esempio che ha fatto Alessandro Bruchino, in Parlamento le decisioni vengono prese spesso non per la competenza, ma per l'interesse, che è un interesse però di parte, di partito o magari del singolo parlamentare che ha il suo elettorato, o peggio ancora, magari i suoi interessi economici. Certo, insieme a questo ricordiamo anche che c'è sempre il confronto tra esperti ed estratti a sorte, ne approfondiremo questi aspetti della selezione degli esperti anche magari nelle prossime puntate. Nel salutarvi un ricordo diciamo che possiamo fare, un reminder, è quello di donare, questa è una cosa che Marco Cappato anche con sua figlia Vittoria adesso insiste Brava sempre Vittoria. a ricordare in ogni dove, quindi abbiamo attivato anche su Politici per Caso una sezione dona per poter donare a questa specifica campagna. Con Eumanns stiamo raccogliendo dei soldi, insomma abbiamo un conto PayPal e vogliamo raccogliere dei soldi per finanziare tutte queste campagne. E, insomma, l'invito è anche a donare, ma l'invito è anche ad esserci anche il venerdì prossimo. Quindi è un appuntamento fisso come quello dei Fridays for Future, che visto che adesso non si possono più riversare nelle strade i manifestanti, lo faremo noi dal web con questa diffusione di conoscenza che facciamo. Vi ringrazio a tutti, ci sta salutando anche Vittoria, è un piacere vederti. Alla prossima e a venerdì. È un applauso, non è un È un saluto. Brava applauso. Vittoria. Bravi Grazie Vittorio, è più forte perché non lo sentiamo. tutti. Alla Ciao a tutti, prossima, grazie. ciao. Ciao. Grazie, ciao a Ciao a tutti, ciao. tutti, ciao a Alla tutti, anche da prossima. parte mia. Ciao.